Hola guapos, welcome al 18° giorno di una maratona da Oscar. Oggi parliamo delle migliori attrici protagoniste. Tra queste 5 candidate, di 3 ti ho già parlato, di 2 ancora no. E cominciamo subito perché le ho messe in fondo alla classifica entrambe. Oops. All'ultimo posto ho messo Vanessa Kirby, la protagonista di Pieces of a Woman. Pieces of a Woman è stato uno dei film più brutti tra quelli che ho guardato per prepararmi per la maratona, perché non solo affronta un tema molto triste, scomodo e sgradevole, perché parla di una madre che perde sua figlia pochi momenti dopo il parto, e quindi ti viene da pensare: è brutto perché è triste? No, è brutto perché è scritto da cani. Sembra un progetto di laurea. In teoria non ha niente che non vada, ma è proprio tracotante di simbolismo spicciolo. E il problema del simbolismo spicciolo è che ti viene presentato con un milione di Hai visto cosa ho fatto? Hai visto come so usare le metafore? Piazzare in giro per il set 12.000 piante morte e ogni 3 minuti far vedere un cavolo di ponte in costruzione non è simbolismo raffinato. È a tanto così da essere un cazzotto in un occhio. Vedi il mio simbolismo, lo vedi? Ma a parte questo, in generale è un film molto goffo e sparpagliato. L'apertura del film, la lunghissima scena del parto molto travagliato, ha il suo perché. Secondo me il film poteva proprio finire lì, poteva essere un cortometraggio ed essere ottimo. Invece il film si trascina per un altro paio d'ore, ravanando in un dolore che non viene nemmeno ben approfondito. Ci vengono dati gli elementi che sì, ci fanno capire che la situazione non è ideale, è sgradevole e infelice, ma non viene mai mostrata la vera intensità del dolore dei personaggi. Non dico che avrei preferito un film in cui tutti piangono costantemente per 2 ore, però Vanessa Kirby, appunto, la protagonista, mi è sembrata costantemente algida, fredda, schiva. Che sì, è un modo vero di provare tristezza, però avrei preferito avere più sfaccettature. Secondo me avrebbe aiutato in questo film avere la figura di uno psicologo, un terapeuta, qualcuno con cui confidarsi. Perché l'unico momento in cui lei dice veramente quello che pensa è in un'aula di tribunale. Voglio dire, un gruppo di avvocati non mi sembra esattamente la piattaforma di riscontro a cui rivolgerti quando vuoi parlare della bebè che ti è morta tra le braccia. E poi c'è questo dettaglio della mela, questo ricorrente simbolismo della mela, che viene giustificato dalla protagonista dicendo: quando hanno usato la mia bambina, odorava di mela. No, odorava di sangue, odorava di liquido amniotico e... no, le mele hanno un altro odore, mi dispiace. Ho letto tantissimi articoli, recensioni che elogiano la performance di Vanessa Kirby, ma io l'ho trovata monocorde e piatta. Quasi tutte le scene con lei sono vuote ed inutili. Abbiamo scene di lei che fuma alla finestra, di lei che mette in ordine le cose della scrivania. Chi se ne frega? Un altro film che poteva essere molto meglio di quello che è stato è The US vs. Billie Holiday, la cui protagonista, Audra Day, che interpreta ovviamente Billie Holiday, è stata messa dalla sottoscritta in 4ª posizione. Audra Day canta da Dio. Questo non glielo posso levare perché è proprio brava, ma uno dei problemi che ho avuto con lei è stato proprio con la sua voce. Dunque, non so quanto il pubblico sia familiare con la discografia di Billie Holiday, con le sue canzoni, ma, giusto per dare un'infarinatura così generale, nei suoi 25-26 anni di carriera Billie Holiday ha avuto un'evoluzione vocale non indifferente. Il suo timbro è cambiato molto dagli anni 30 agli anni 50. È ok che il film The US vs. Billie Holiday
non prende tutto l'arco della sua carriera, si concentra molto sugli ultimi anni. Però dall'inizio alla fine del film lei non cambia nemmeno minimamente il modo in cui parla, il modo in cui si muove e soprattutto il modo in cui canta. Canta sempre allo stesso modo. È una cosa che mi ha lasciata basita F4, è il modo in cui lei canta Strange Fruit. Perché ok, la mimica facciale, il modo in cui muove le sopracciglia, le labbra, molto Billie Holiday. Ma gli occhi di Other Day sono vuoti. Se tu guardi un video di Billie Holiday che canta Strange Fruit, tu vedi nei suoi occhi tutto l'orrore di una persona che ha veramente assistito a delle morti atroci, che ha veramente vissuto sulla sua pelle dei dolori strazianti. E per carità, sono contentissima che Odra Day non abbia avuto le stesse esperienze di Billie Holiday e il suo volto non sia ottenebrato dai fantasmi del passato. Ma Billie Holiday è una figura tragica, la sua vita è stata una merda, per dirlo in modo molto papale papale, e dal modo in cui Odra Day l'ha recitato non pare. A parte che la regia di questo film è proprio brutta, ci sono delle scelte che non ho proprio capito. Da un certo punto di vista ho trovato azzeccato il casting di Odra Day, perché lei a livello di viso è molto più simile a Billie Holiday di quanto non lo fosse Diana Ross, che anche lei era stata candidata all'Oscar per aver interpretato Billie Day in Lady Sings the Blues. Però io l'ho trovata molto rigida in molti momenti, un po' impacciata. È un ruolo molto grande e soprattutto molto importante in questo periodo, perché questo film tratta di come il governo degli Stati Uniti si sia accanito contro Billie Holiday a causa della canzone Strange Fruit che denuncia i linciaggi. Ad oggi in America non esiste una legge che li vieti. Quindi questo film poteva essere di un impatto sociale pazzesco se solo fosse stato scritto con un minimo più di cura e non si fosse focalizzato così tanto sugli inciuci amorosi di Billie Holiday, che chi se ne frega, è la sua vita privata. Lei è stata una figura talmente importante a livello sociale, a livello rivoluzionario, che il film poteva essere solo su questo, proprio su Strange Fruit. Mi è sembrato molto disorganizzato come film. E ovviamente, essendo disorganizzato in partenza, la performance della cantante ne ha risentito. Terza posizione, Frances McDormand, protagonista di Nomadland. Io ogni volta che vedo un film con Frances McDormand mi dico: ah, ok, questo è il pinnacolo della sua carriera, lei non ha mai recitato così bene. E l'ultima volta che l'ho pensato è stato per Tre manifesti a Ebbe in Missouri, per cui ha vinto. E quest'anno è uscito Nomadland. E penso che sia questo il pinnacolo della sua carriera. Mamma mia, che personaggio che è Fern! È praticamente l'esatto opposto del suo personaggio in Tre manifesti, in cui lei era una persona, come si può dire, decisa, diretta, impulsiva. Lei fa delle cose allucinanti in quel film, non guarda in faccia a nessuno per avere giustizia. È un toro con il paraocchi, lei ha quello scopo e lì deve arrivare. In Nomadland è tutto l'opposto. Lei non ha idea di che strada prendere, non sa a chi rivolgersi, non sa dove andare, quindi prende la strada e va ovunque. Ed è una persona solare, che non si lascia abbattere, che ha il cuore pieno di ferite e che sta cercando ovunque un po' di filo, un po' di colla per rimettere insieme i lembi del suo cuore spezzato. È di una delicatezza. Vedi, anche in Nomadland, a differenza di Pieces of a Woman, c'è simbolismo. C'è il simbolismo delle rocce, dei fossili, però non è martellante, assillante come in Pieces of a Woman. È delicato. Non te le tirano addosso queste pietre, questi fossili. Sono lì. Comunque non mi stupisce affatto a questo punto. Ormai do per scontato che Frances faccia sempre del suo meglio in qualunque progetto a cui si dedica. E la stessa cosa vale per, seconda posizione, Viola Davis, che
che è la seconda volta che interpreta un personaggio scritto dall'autore di Fences, per cui ha vinto l'Oscar. Solo che in Fences lei era una donna umile, protettiva, quieta a suo modo. Invece Ma Rainey è una forza della natura, è una donna che sa quello che vuole e non guarda in faccia a nessuno per ottenerlo. È una donna un po' amareggiata perché sa di avere talento e sa che ci sono persone che fanno più soldi con il talento di lei di quanti non ne faccia lei. Lei mi ha ricordato un drago, a parte per la sua palette e per il fatto che nell'ambiente in cui è ambientato Ma Rainey ci sia un gran caldo, come deve essere la tana di ogni drago che si rispetti. Lei ha una forza dirompente che non si ferma davanti a nulla. Io mi sono sentita intimorita da lei. Mi veniva da dire, oh, ma stai calma. Però no, col cazzo. Lei non deve stare calma, lei deve parlare e dire quello che vuole perché se lo merita. Mi piace che in un contesto in cui il personaggio di Chadwick Boseman è quasi un uragano in costante movimento, lei sia una roccia, una montagna che non la sposti. Il fatto che io abbia messo Carey Mulligan in prima posizione è un chiaro segno del fatto che queste classifiche sono proprio di mio gusto personale, perché secondo me non vincerà l'Oscar. Però io mi sono perdutamente innamorata del suo personaggio in Promising Young Woman. Lei mi ha fatta sentire al sicuro, mi ha fatto sentire di avere una voce, di avere qualcuno che mi capisce. Sembra una cosa un po' melensa da dire, però vedere un film in cui finalmente c'è una persona che rimane fermamente in piedi di fronte a dei molestatori, violentatori e difensori di suddetti pezzi di merda, e che fa capire loro che quello che fanno è la cosa più sbagliata che si possa fare ad una persona dopo ucciderla, mi ha fatta sentire vendicata. Questo film dovrebbe essere venduto con un enorme trigger warning davanti, perché ti può far venire in mente i più brutti momenti della tua vita, quelli in cui ti sei sentita sminuita, usata, abusata. Ma una cosa che fa questo film è metterti in mano uno specchio e una spada. Lo specchio per farti capire che sei ancora una persona valida e una spada per difendere te stessa e qualunque altra donna in simili frangenti. È bello sapere che non sei un cavaliere solitario in queste situazioni, ma che sei parte di un esercito. Per citare non una, ma ben due canzoni dei 30 Seconds to Mars, This is War e This is a Call to Arms. That's it, guapos, per le attrici protagoniste è tutto. Ci rivediamo domani per parlare dei corti animati. Ora ho nelle orecchie due canzoni diverse dei 30 Seconds to Mars e mi gira la testa. Love you, bye!